prima volta che faccio una grafica e soprattutto una fotoincisione. Questo procedimento che è mentale, perché tu devi immaginare, hai un'immagine in testa ma non sai come viene fin quando non la stampi, per cui devi lavorare, è come lavorare in negativo, no? Più o meno. Devi lavorare su una cosa che hai poi il risultato dopo, insomma, per cui è anche abbastanza complicato da questo punto di vista. Il rapporto con lo stampatore è fondamentale, soprattutto nel mio caso che è la prima volta, per cui mi sto lentamente avvicinando a un mondo che è estremamente affascinante, che non conoscevo. Abbiamo fatto la fotoincisione, cioè abbiamo fotoinciso una lastra d'ottone e che poi è stata acidata ed è diventata pronta per essere inchiostrata e poi stampata sia con inchiostro nero che con un velo d'argento. Il soggetto è il retro di un ginocchio. È un'immagine che parte digitale, nel senso la ricostruzione del corpo di un bodybuilder. Mi sembrerà un po' strano, però io stavo cercando un corpo di un culturista tridimensionale da comprare, perché mi serviva da copiare per dei disegni. Questa parte in effetti è quasi irriconoscibile, lo puoi vedere, come dire, in maniera molto naturale che è un ginocchio, però estrapolato così dal contesto diventa molto astratto anche, per cui capisci che è una parte anatomica, capisci che c'è qualcosa di organico, ma nello stesso tempo sembra una clessidra, qualcosa di geometrico perché è completamente ritagliato rispetto al fondo, quindi si crea un'ambiguità tra una cosa che è iconica e incarnata e nello stesso tempo astratto geometrica. Questa è la cosa che più mi interessava. In questo caso qua anche si sente una specie di irrealtà di questa parte, quindi ritorna in una specie di limbo digitale visivo, insomma, per cui questo era soprattutto quello che mi piaceva del ginocchio.